Zona sicura? Mi sembra di sì. Mi sembra di sì. Bisogna solo vedere un attimo qua in profondità. Non c'è nulla. Perfetto. Quindi io teoricamente potrei andare col piccone. Sì, avete abbastanza rotto le palle. Ok, perfetto. No, scavare sotto i piedi, no? Ok. Ebbene, quindi magari la nostra caccia al diamante non ha dato proprio i suoi frutti. Però uno spawner, tutte queste cose qui, insomma, sono abbastanza soddisfatto. Poi, vabbè. Non è vero. Cioè, io volevo il diamante, ad essere sinceri. Ah, diamante, diamante. Solo ti trovassi un po' di diamante, così, più. Tanto per far vedere se esiste il diamante. Eh no, però non può finirmi i picconi così. Diamante, diamante, diamante. Siamo a 7. Diamante, diamante, diamante. Di altezza. Diamante, diamante, diamante. Oh sì, diamante, diamante. Io voglio solamente il diamante. Fammelo trovare. Terra. Si vede cosa dico io della terra, no? Io non mi fido mai della terra. Devo imparare a fidarmi anche meno di me stesso, mi sa. Ah, ok. Che mi sa, ragazzi, che la nostra ricerca non sta portando molto, eh. Io tornerei indietro a scavare di qui, perché comunque era di qua che c'era la lava, no? Quindi adesso me la prendo proprio in faccia, secondo me era lava. Cacchio, una volta che vedo un blocco diverso da pietra mi prendo un colpo, invece no, no, niente soddisfazione. Alcuna soddisfazione. Nessuna, nessuna. Ma è una gioia, ma è una gioia. Addirittura il ferro non posso più prenderlo. Ma tipo la roba della fornace me l'ho ripresa alla fine, no? Giustamente, no. Il carbone qui che la faccio? E sinceramente potrei anche buttare l'ascia di legno, che sinceramente veramente non. Non è che mi serve molto. Per adesso sto finendo anche questo piccone qui, quindi siamo a posto. Non riesco a prendere lo stesso. Bene, al posto di questo. Sicuramente. Vale meno di niente. Ok. Ha finito il piccone come previsto. Vediamo casomai la cosa. Perfetto. Ecco, scusate, sto parlando un po' basso, però comunque avete capito, insomma, il momento non è molto felice. Noi cerchiamo, 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 ma non spesso ci viene dato quello che cerchiamo. Vero? Mi smentisci? Smentiscimi, smentiscimi. Non voglio essere smentito, voglio essere smentito. Io credo nelle fate. Io credo nelle fate. Si vede niente? I don't believe in terra. Mi sa che questa caccia non porterà a niente. Siamo a 7. 7 deve esserci il diamante da qualche parte. Anche se scavi a caso c'è il diamante a 7. Non c'ho più torce, non c'ho. Piccone di ferro che si sgretola come se non ci fosse un domani. Qui ogni volta il ferro mi fa venire un colpo, porca la miseria. Rumori inquietantissimi, tipo. E stiamo scavando, non è che. Non è per dire. Siamo a 8, beh, 8 ci sta, è uguale. Aspetta, metto una torcia perché magari trovo diamante e non me ne accorgo neanche da quanto buio c'è. Ultima torcia, quindi io vado avanti fino a quest'ultima torcia, poi c'è qualcosa, no? Poi basta. Un po', come detto, a malincuore. Bottino comunque buono, molto oro. Questo sì, che comunque non è che serve moltissimo, come sapete. Magari molto più di me, quindi. Quindi, insomma. No, dammi la torcia. Dammi la torcia. Brava. Ora prendi tutto al cobblestone che vuoi. Ma perché il ferro? Perché il ferro? Però tanto ferro.
Niente, proprio soddisfazione sotto zero. Neanche in Siberia è tutto questo sotto zero, eh. Vabbè, io che ci devo fare? Mi dite che sono un po' indietro perché devo ancora trovare diamanti, però ragazzi, io i diamanti non li trovo. Cioè, veramente con tutto il buon il buono spirito che ci posso mettere, che prendo il torcio qua perché magari sarà un po' più scuro qui, ma perché sennò proprio non vedo niente, quindi è inutile. Ok, prendo quest'ultimo ferro. Oddio, sento lava. Devo stare attento. Vabbè, ragazzi, che devo dire? Sento lava nei dintorni, molto vicino, forse addirittura sopra di noi, quindi attenzione. Vabbè. Questa parte è stata molto commentata entusiasmamente, boh, non so neanche come si dice, con entusiasmo si intende, cioè veramente ragazzi non ho parole, ditemi voi comunque se è possibile una cosa del genere. Io non trovo diamanti, non li trovo, punto. Si vede cosa faccio, fatemi sapere voi nei commenti se posso magari cercare da solo dei diamanti fuori dalla parte off camera, insomma questo cos'era, niente. Off camera, e fatemelo sapere nei commenti, magari così vedo cosa fare. Vabbè, torce volendo potevamo farcene. Porca miseria, l'ultimo legno che c'ho, eh. Ragazzi, finché il piccone dura vado avanti così quasi. Sì, perché è troppo triste, cioè veramente. Comunque io non voglio tagliare perché no. Cioè proprio no. Qui c'è lava, un pochino la sento. Siamo. Ops, ho salvato uno screen. No, ho salvato un altro screen. Maledizione. Vabbè. Memoria che se ne va. Ok. Sembra essere attiva, quindi. Qui c'è proprio lava, la sento. Sotto? C'è lava, la sento. Inutile che gli tiri no. C'è lava. La sento fortissimo, la sento. Ma io la sento fortissimo. No. Hola. Io sento fortissimo lava. Aia, si è rotto il piccone. Sono nella merda. Vabbè, bisogna tornare a casa perché magari un piccone di pietra me lo faccio pure adesso con la crafting table che ho là. Ma non c'è neanche più cibo, ragazzi, devo andare a casa, ve lo dico. Devi farmi tre pagnotte lì al massimo, proprio. Neanche, quindi lasciamo stare, va. È stata una spedizione un po' così, comunque abbiamo scoperto nuove zone e sono stato contento, comunque dai, ci può stare ogni tanto una roba del genere, però bisogna cominciare a trovare diamante, ve lo dico. Io a sto punto queste cose le potrei pure lasciare qui, mi faccio proprio di sicurezza un piccone, punto di emergenza, adesso, per adesso insomma, e vabbè, lasciamo un po' lo stare, e ce ne torniamo a casa, questa è l'ultima missione della giornata di questo spezzone che avrò diviso pure esso in altre parti, tante parti. Ok, ora proprio non mi ricordo più dove ero venuto, sinceramente. Cosa diamine avevo fatto, non mi ricordo. Cosa diamine avevo fatto, non mi ricordo niente. Ecco, per questo ci serve il piccone di sicurezza qua. Può essere venuto da qua. Boh. Ah no, mi ero ricollegato da una parte, tipo, giusto? Sì. Mi ero ricollegato da un punto e sbaccavo fuori da un altro, praticamente. Però devo riuscire a trovare la fine. Non guardarmi, non guardarmi, non guardarmi. Io non so niente. Ok, perfetto. Vabbè. Vabbè,
Basta, non ci sono creeper. Adesso me la sono cercata, lo so, ci sono creeper dappertutto. Ma questa parte non l'abbiamo vista. E tanto non possiamo prenderli qui le robe perché non ho il piccone giusto. Guarda tanto oro. Di qua, di là, di qua, di là. Guardate. Questa miniera, ragazzi, non ha finito di stupire, ve lo dico. È stato un po' un fallimento oggi. E comunque queste giornate, intendo. Oh, guardate lì, la scala nostra, grandissimo, siamo a casa, perfetto, bene, bene, bene. Bene, almeno una nota positiva di tutto questo. Sento rumori, vabbè. E no, comunque ragazzi, vi dicevo che questa grotta ha ancora molto da dire, secondo me. E devo sbrigarmi, non devo stare a sentire lo scheletro, devo sbrigarmi perché qua se cado muoio. Dove sei, casa? Casa mia, ed è pure giorno, casa, 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 dolce casa. Va bene ragazzi, vi ringrazio davvero tantissimo per la visione, mi raccomando un bel mi piace, iscrivetevi e commentate. Siamo a casa, un buon bottino, ora magari fuori dalla parte cuocio tutto, intanto vedrò nei vostri commenti cosa mi dite, magari vi registrerò ancora qualche episodio prima di vedere i commenti, ma comunque... E li vedrò, non vi preoccupate, e poi vi saprò dire cosa fare, se cercare diamanti da solo. Penso di sì, comunque, perché sennò qui non si va avanti. Va bene, un saluto al vostro Conzero29, mi raccomando un sacco di mi piace, dai mi piace ragazzi per questa serie di Minecraft, iscrivetevi e commentate. Un saluto a tutti dal vostro Conzero29 e dalla terrazzata. Ciao ciao.